Buon dì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostro come realizzare questo semplicissimo ma meraviglioso maglioncino che ho deciso di chiamare maglioncino Milady. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato uno che è appena arrivato alla merceria Coletti sul sito Incentando con i filati. Si tratta del filato Alizer Angora Gold Sim Lee, penso che si pronunci così, e io ho scelto questo bellissimo sfumato lilla. Chi mi segue e segue soprattutto i social sa che ci sono, a parte questo, altri due colori, lo sfumato del grigio e bianco e lo sfumato dell'amaranto e grigio. Io però per questo maglioncino ho deciso di optare per questo sfumato che trovo veramente fantastico, molto invernale come colore, ma è una maglietta che si può utilizzare anche adesso nelle sere più fresche con sotto un top come lo sto utilizzando io in questo momento. Per poter realizzare questo maglioncino che è una taglia S, io ho utilizzato due di questi gomitoli. Ogni gomitolo è da 100 grammi, da 500 metri, quindi è veramente un grosso gomito. E io ho fatto questo maglioncino taglia S con maniche lunghe e ho utilizzato due gomitoli e dell'ultimo me ne è avanzato un po', tanto che potrei addirittura farci uno scaldacollo da abbinarci in inverno da metterci sopra. E ho utilizzato l'uncinetto del 3,5. In descrizione, come sempre, vi lascio il link dell'uncinetto del sito Uncentando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri due colori disponibili. E vi dico già, per una taglia M vi serviranno 3 gomitoli. Per una taglia L ve ne serviranno 4. Questo se lo volete fare uguale al mio. Se la volete fare per taglia M e taglia L anche un po' più lunga, vi dico già che sia 3 gomitoli che 4 gomitoli vanno più che bene. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima. Si parte dal basso, si lavora in tondo e si va a creare il primo motivo che si realizza, diciamo, in 6 giri, ma in realtà alla fine sono 3 che si ripetono e che danno questo motivo molto particolare che io trovo veramente spettacolare e che dà grande risalto al filato utilizzato. E ho lavorato questo motivo fino ad arrivare all'altezza degli scarpi. A quel punto ho diviso la parte dietro e la parte avanti, dato vita al secondo motivo, che è un giro che va sempre ripetuto e che crea queste colonne di queste sorte di colonne appuntite che poi vanno poi a modificarsi, quindi in questo secondo, in questo primo motivo. Anche se, come abbiamo detto, io ho iniziato dal basso, il motivo sembra che scenda. Una volta fatto ciò, poi ho cucito le spalle e ho fatto le maniche. Le spalle le ho cucite poco per avere uno scollo abbastanza largo, non dico proprio larghissimo, ma comunque che non dia fastidio. So che alcuni di voi non sopportano molto il lamé perché punge, quindi ho preferito fare uno scollo un po' più largo così da non essere troppo stretta al collo. E poi sono passata a lavorare le maniche. Per quanto riguarda le maniche, ho deciso di lavorare lo stesso motivo del corpo della maglietta, quindi non sono andata a lavorare questo motivo, ma direttamente questo, perché pensavo che fosse molto più carino avere le maniche uguali al corpo della maglietta e non qui in alto, lasciando solo qui in alto questo effetto di colonne che scendono. E ho lavorato per tutta la lunghezza della manica, non sono andata proprio in fondo perché sapete che io sono amante dei bracciali e quando lavoro le maniche troppo lunghe poi mi si incastrano, quindi ho lasciato qualche centimetro, ma voi potete farla anche più lunga. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima ma deliziosa maglia vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e speruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E se avete acquistato il filato presso la merceria Coletti o sul sito Uncentando con i filati, potete poi taggarci sia su Facebook nella merceria Coletti sia su Instagram su Uncentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Lize Angora Gold Simile e la tonalità che ho scelto è questo bellissimo sfumato del lilla e del grigio, veramente spettacolare, mi piace tantissimo. Allora possiamo andare a iniziare la nostra lavorazione. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 12, io ho montato 156 catenelle e lavorerò con l'uncinetto del 3,5. Mi raccomando, chi è taglia più grande? Io direi per una taglia M di aumentare di almeno 3-4 motivi. Se invece siete una taglia L, andate a aumentare di almeno 6-8 motivi in modo tale da averla bella morbida e non stretta se lavorate con l'uncinetto del 3,5. Naturalmente, se decidete di lavorare con un uncinetto più piccolo, dovete mettere qualche motivo in più. Se siete una taglia S e volete la lavorazione ancora più larga rispetto alla mia, due motivi in più vanno più che bene.
anche bene. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro e vado a fare nella stessa catenella di base un'altra maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare una terza maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto 5 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nella sesta e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 5 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi salto 5 catenelle, entro nella sesta e realizzo 3 maglie alte all'interno della stessa catenella di base. Quindi una, rientro 2, rientro 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 5 catenelle di base, entro nella sesta e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 5 catenelle di base e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, entro nella sesta e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto 5 catenelle, entro nella sesta e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le 4 catenelle, vado dove ho la terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro e realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro all'interno della prima maglia alta e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi 1, 2. Catenella di separazione, prendo il filo, salto la maglia alta, entro nell'ultima maglia alta e vado a fare 3 maglie alte, quindi entro all'interno dell'ultima maglia alta e realizzo 3 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo la maglia bassa, scusatemi, e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi entro nella prima maglia alta del gruppo di 3 e realizzo 3 maglie alte. 1, rientro 2, rientro 3. Catenella di separazione, prendo il filo, entro nella terza delle mie 3 maglie alte del giro precedente e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado dove ho la prima delle 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nell'ultima maglia alta del gruppo di 3 e di nuovo realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando il secondo giro, ho fatto la maglia alta e le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3.
Rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre due maglie alte. Una, due. Vado dove ho l'archetto di una catenella che mi separa i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. Una, due, tre. Vado dove ho l'ultima delle 3 maglie alte del secondo gruppo di 3 maglie alte del secondo giro, quindi qui, e vado a fare 3 maglie alte. Una, due, tre. Catenella di separazione, salto la maglia alta e ricomincio da capo, quindi vado direttamente dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, quindi una, due, tre. Vado nell'archetto di una catenella e vado a realizzare 3 maglie alte, una, due, tre. Vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte del secondo gruppo e realizzo 3 maglie alte. Una, due e tre. Prendo il filo, salto la maglia alta e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte e la catenella di separazione. Entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, con delle maglie bassissime mi porto dove ho la seconda maglia alta del secondo gruppo di 3 maglie alte. Quindi vado a fare delle maglie bassissime fino ad trovarmi dove ho la seconda maglia alta del secondo gruppo. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Prendo il filo, vado dove ho la catenella di separazione tra i gruppi di 3 maglie alte, entro e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto il primo gruppo di 3 maglie alte, vado nel secondo e ricomincio da capo, entrando nella seconda maglia alta e facendo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e di nuovo vado dove ho la catenella di separazione tra i gruppi di 3 maglie alte, quindi in corrispondenza dove ho la maglia alta per farci capire, e vado a fare, entro nella catenella e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Vado dove ho la seconda maglia alta del secondo gruppo di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nell'archetto di nella catenella di separazione tra i gruppi di maglie alte, in corrispondenza a dove ho la maglia alta, e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto le 3 maglie alte, le 4 catenelle, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 1, 2. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, quindi una, due, tre. Catenella di separazione, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, una, due, tre. 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho la prima delle 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, scusate, devo prendere un po' di filo. E 3. Catenella di separazione, vado dove ho l'ultima delle 3 maglie alte, di nuovo realizzo 3 maglie alte, 1, 2,
3, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto terminando anche il mio quinto giro, ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, le 2 catenelle. Entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Sesto e ultimo giro, con delle maglie bassissime mi porto all'interno dove mi porto dove ho la prima delle mie 3 maglie alte. A questo punto realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2. Vado tra le nella catenella di separazione tra i gruppi di 3 maglie alte, entro dentro e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vado dove ho l'ultima maglia alta del gruppo del secondo gruppo di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, salto la maglia alta e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vado dove ho l'archetto di una catenella, entro nella catenella e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vado dove ho l'ultima maglia alta del gruppo di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi come vedete il quarto, quinto e sesto giro sono uguali a quelli ai primi tre, soltanto che sono più spostati in modo da avere questa lavorazione alternata. Io adesso finirò il sesto giro, vi farò vedere come si termina e poi vi farò rivedere come iniziare a fare il primo giro. Poi vi dirò quante volte ho ripetuto questi 6 giri prima di arrivare a fare la divisione degli scalfi, quindi dalla parte dietro dalle due parti avanti. Allora, sto terminando anche il sesto e ultimo giro, ho fatto le 3 maglie alte, la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Bene, adesso si deve ricominciare dal primo giro, però in realtà adesso vedrete che non inizieremo a fare di nuovo le 3 maglie alte, ma diciamo che iniziamo dal terzo giro, quindi con delle maglie bassi, dal quarto giro, con delle maglie bassissime ci portiamo dove abbiamo la seconda maglia alta del gruppo di 3, ci alziamo con una catenella, entriamo di nuovo nella maglia alta e facciamo una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la catenella di separazione tra i gruppi di 3 maglie alte in corrispondenza della maglia alta e facciamo le nostre 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, scusate, 4 catenelle, 3 e 4 e di nuovo andiamo dove abbiamo la seconda maglia del secondo gruppo delle 3 catenelle. Di 3 maglie alte, facciamo una maglia bassa. Quindi diciamo che alla fine in realtà noi i giri che andremo sempre a ripetere sono il terzo, il quarto, il quinto e il sesto. Però io comunque come motivi, per renderci un po' più conto quando andrò a dividere la parte dietro dalla parte avanti, come motivi conteremo in questa maniera. 1, 2. Quindi quando io dirò che ho fatto 20 motivi intendo 1, 2. Quindi diciamo che i giri che si ripetono alla fine sono 3. Però 1 e 2, quindi conterò così i motivi, vi dirò alla fine quanti ne ho fatti per arrivare a fare la divisione dalla parte avanti, dalla parte avanti e dalla parte dietro. La parte avanti sono anche indecisa se faccio una sorta di scollo a V, devo ancora un po' decidere, vi farò naturalmente sapere, però nel frattempo continuiamo con questo punto.
Allora, io ho ripetuto il motivo partendo dal basso fino ad arrivare agli scalfi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 volte. E poi adesso è l'ora di mettere i marcatori e di andare anche a cambiare il punto. Per mettere i marcatori ho contato, diciamo, questi ventagli grandi che si sono formati e ne ho un numero dispari, nel senso che io ne ho 13 e che ho fatto? Ho messi 7 davanti e 6 dietro. Quindi prima del primo gruppo di tre maglie, dei tre gruppi di tre maglie alte dove ho l'archetto, ho messo il mio marcatore, ne ho contati 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono andata a mettere il secondo marcatore dove ho la catenella di separazione e dietro, quindi ne ho 6. Questo è perché io ho un numero dispari. Mi raccomando, se invece voi avete un numero pari, lo stesso numero che mettete davanti lo mettete anche dietro. E a questo punto, come vi ho detto, andremo a cambiare il motivo. In realtà non cambierà tantissimo, ma andremo a ripetere sempre quest'ultimo giro che abbiamo fatto, quindi diciamo il sesto o il terzo, come lo vogliamo definire. Quindi vi faccio vedere come fare. Mi aggancio, vado a fare una maglia bassissima fino a ritrovarmi dove ho la seconda maglia alta del primo gruppo di 3 maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, prendo il filo, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado direttamente dove ho la seconda delle 3 maglie, delle 3 maglie alte, mi avvicino così vedete bene. E di nuovo vado a fare 3 maglie alte, quindi una, due e rientro 3. Di nuovo vado dove ho la seconda maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare 3 maglie alte, una, due, 3. Catenella di separazione e ricomincio da capo, quindi vado nel primo gruppo di 3 maglie alte, entro nella seconda e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nella seconda maglia alta del secondo gruppo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Di nuovo seconda maglia del terzo gruppo e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione e continuo così per tutto il mio primo giro. Ho terminato il primo giro, vedete, sono arrivata dove ho il secondo marcatore, ho fatto il mio gruppo di 3 maglie alte, quindi mi giro direttamente con la lavorazione e vado a fare una maglia bassissima di nuovo e trovarmi dove ho la seconda maglia alta e ricomincio da capo, vado a fare le 3 catenelle, rientro e vado a fare di nuovo 3 maglie alte. Gruppo successivo, vado nella seconda maglia alta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. Quindi è semplicissimo, andremo sempre a ripetere il giro per tutta l'altezza fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Naturalmente io vi farò sapere quante volte ho ripetuto il giro e mi raccomando, ricordatevi sempre che dopo il terzo gruppo di 3 maglie alte dovete fare la catenella di separazione. Ho ripetuto il giro con i tre gruppi di 3 maglie alte separati poi da una catenella ogni tre gruppi per 12 volte sia avanti che dietro e poi sono andata a cucire alle spalle. Per cucire le spalle ho cucito dall'esterno verso l'interno per 4 dei miei gruppi di 3 maglie alte sia da questa parte che da quest'altra parte. Mi raccomando, se voi volete il collo un po' più largo, un po' più stretto, andate a cucire un po' di più, un po' di meno alle spalle. E a questo punto adesso non ci rimane che fare le nostre maniche. Per fare la manica faremo lo stesso punto della parte bassa della nostra maglia, quindi non il gruppo, il secondo motivo ma il primo. Lavorerò sempre con l'uncinetto del 3,5 e mi aggancio sotto qui con il mio filo e vado a fare una catenella per alzarmi con il lavoro, rientro una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto tutto questo, vado dove ho il secondo foro che mi separa le maglie alte, il forellino qui, quindi salto qui, vado direttamente qui e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4,
Di nuovo salto un foro, entro nel successivo, quello piccolo, e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e di nuovo salto un forellino, entro nel secondo, e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. 1, rientro 2, rientro 3, e di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto una maglia, un foro, entro nel successivo e faccio una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto un foro, entro nel successivo e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto un foro, e a questo punto, visto che mi trovo dove ho le mie, la cucitura della manica, vado direttamente dove ho la cucitura e faccio una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e ricomincio da capo. Quindi faccio questo per tutto il primo giro. Vi farò vedere come terminare e poi vi rifarò vedere un attimo il secondo giro. Ma in realtà andremo a fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto sotto, quindi si lavorerà in tondo i nostri giri. Quindi adesso io terminerò il primo giro e vi farò vedere il secondo. Sto terminando il mio primo giro, ho fatto le 4 catenelle, entro in una maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. E ora procedo come abbiamo proceduto fino ad prima. Vado a fare le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, entro nella prima maglia alta e vado a fare le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, vado dove ho l'ultima maglia alta e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2, 3, 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo andando a fare la maglia alta, abbiamo la maglia bassa. Quindi si ripetono i giri che abbiamo fatto prima per poter fare il nostro motivo iniziale per tutta la lunghezza della manica. Io farò una manica che diciamo mi arriva fin quasi al polso, quindi vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il mio motivo. Ho terminato la manica, ho ripetuto il motivo per 15 volte e come lunghezza per me ci siamo. Non ho fatto un bordino, vedo se lo farò alla fine perché voglio fare prima l'altra manica e poi vedere se fare un bordino a questa. Però per adesso io, come ho detto, ho fatto 15 volte il motivo, ora io vado a fare la stessa cosa anche nell'altra manica e se farò un bordino vi farò sapere, naturalmente vi farò sapere che tipo di bordino andrò a fare.